Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene e benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo... Oddio santa, sto facendo già danni. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un make-up lover, sono anche un parrucchiere. E anche oggi abbiamo uno sfondo natalizio, però è brutto. Quindi stiamo già partendo molto male con la recensione di oggi perché è osceno questo sfondo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, amiche a casa. E ho i capelli che fanno... Pietà al Gesù, il Signore benedetto. Raga, non fate caso ai miei capelli, sono veramente orrendi, ma vi spiego perché. Intanto il frigo si è acceso. Raga, vi dicevo, non badate i miei capelli perché ieri ho filmato il video che avete visto lunedì. È il video in cui avevo i capelli wet, eccetera. Per fare l'effetto wet, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, ho utilizzato un setting spray per il make-up e fissato tutto con della lacca morbida. Quindi cosa succede? Che avevo i capelli in realtà puliti e ora sono tutti incollati, appiccicosi, sporchi, motivo per il quale ho questo ciuffo così alto che regge probabilmente anche il vento proveniente dall'Oriente. A parte questo, come avete letto dal titolo, oggi andiamo a provare questo qua. Che cosa ho in mano? Ho l'ultra dolce shampoo solido 94% di origine vegetale, shampoo ricostituente. Avrei voluto provare anche altre profumazioni, ma è già troppo se sono riuscito a trovare questo. Fortunatamente, grazie a una mia amica, sono riuscito a trovarlo in Sardegna da Acqua e Sapone, perché tutti gli altri luoghi in cui ho cercato non c'era. Ho cercato alla Conad, ho cercato al Carrefour, ho cercato da Saponi e Profumi, ho cercato veramente ovunque e non lo trovavo. Fortunatamente era anche in offerta e c'erano solamente 4 pezzi rimasti, quindi una mia amica me l'ha preso sapendo che dovevo fare la recensione. Allora, lo shampoo, come potete vedere, si presenta così, con la confezione in cartone zero plastica. E all'interno, invece, il prodotto ha la saponetta che è fatta in questo modo qua. È fatta a forma di pera, di goccia, magari, più che di pera. Comunque, è un odore, raga, strabiliante. Io non ho mai provato, vi dico la verità, gli shampoo della linea Ultra Dolce, anche se molti ne parlano bene, quindi prima o poi dovrò andare a bazzicare e a controllare. La cosa che un pochino mi ha fatto storcere il naso è che hanno creato questo packaging in cartone, con lo shampoo appunto solido, anche per salvaguardare in qualche modo l'ambiente. Però poi in regalo ti davano il porta shampoo in plastica. Ok, che ne comprerai praticamente solo uno di porta shampoo in plastica, però è comunque un po' lontano da quello che è il concept, almeno per quanto mi riguarda, dello shampoo. Andiamo a vedere che cosa ci dice il sito di Garnier per quanto riguarda questo shampoo. Scoprire lo shampoo solido tesori di miele, la nostra formula più delicata in una ricetta 94% di origine vegetale per capelli nutriti e facili da districare, senza conservanti. Sapone e siliconi per un tocco naturale. Le formule presentano un livello di biodegradabilità del 97%, il tutto con la tecnologia risciacquo rapido per ridurre il consumo di acqua. Come si usa? Step 1: bagnare i capelli e usare lo shampoo solido per creare la schiuma. Applica lo shampoo solido dalle radici alle punte. Deposita lo shampoo solido in una scatoletta perché si mantenga protetto. Continua a massaggiare il cuoio capelluto e risciacqua. Allora, devo dirvi la verità. Innanzitutto, già iniziamo un pochino, perché se lo shampoo lo devo applicare da lunghezze e punte, perché lo devo applicare, cioè perché devo applicare lo shampoo su base lunghezze e punte? Le lunghezze e le punte vengono sciacquate nel momento in cui fa schiuma. Ho visto poi utilizzare questo prodotto di Garnier da diversi influencer, tra le quali Muriel, ciao tesoro se mi stai guardando, oppure Cleo, ciao tesoro se mi stai guardando, e sembra tipo la posta del cuore. Andiamo avanti. Quindi io non mi perderei ulteriormente in chiacchiere perché lo so che lo volete vedere in azione e anche io lo voglio vedere in azione perché non l'ho mai provato. Infatti ora andiamo in bagno e vado a lavarmi i capelli con questo prodotto senza mettere nessun altro prodotto. Non userò maschera, non userò l'olio, userò solamente questo shampoo e andremo ad asciugare i capelli e poi torniamo qua nello studio per vedere che cosa ne penso. Questo sarà quindi un video first impression molto veloce. Fuori c'è un temporale, tuoni, lampi, che se mi va via la corrente mi arrabbio, divento come la felpa. Quindi niente raga, seguitemi e andiamo in bagno a provare questo prodotto. Io mi sono anche fatto male, che dolore. Beh, raga, eccoci qua nel mio bagno. Ho anche comprato questa specie di supporto, così non vi appoggio qua in terra, ma mi potete vedere. Non so ancora cosa sto facendo, non me lo chiedete. Vado a bagnare i capelli, vado a fare un classico shampoo. Devo guardare lì. Vado a bagnare i capelli e fare un classico shampoo come faccio sempre, ecco. Quindi
Ok raga, ho lavato i capelli, questi sono i capelli bagnati, ho solamente sciacquato lo shampoo, non ho fatto assolutamente niente, quindi ora vado a prendere il phon e asciugare i capelli e vediamo un pochino come sono. Poi... Raga, eccomi qua di nuovo seduto nello studio. Ho, come avete visto dalle clip precedenti, lavato i capelli e li ho asciugati senza mettere nulla. Che cosa ne penso di questo prodotto così, su due piedi, visto che è la prima volta che lo provo? Trovo che questo prodotto sia un po' particolare. Mi spiego meglio. Trovo che lo shampoo, come avete visto, fa schiuma e lava bene i capelli, perché i capelli sono puliti e lavati, questo assolutamente. E trovo che lo shampoo che io ho preso sia quello più, in teoria, penso idratante, perché è quello per capelli fragili che si spezzano, quindi quello che è un pochino più nutriente. Devo dirvi la verità che non mi è piaciuto tantissimo, vi spiego perché. Trovo che sulle parti magari naturali dei miei capelli, se avessi avuto i capelli completamente naturali, avrebbe agito molto bene. Però sento che sulle parti secche dei miei capelli è molto secco, come una saponetta, proprio perché è una saponetta. E trovo che infatti, secondo me, io non sono un esperto chimico, non lavoro nei laboratori di produzione, dei prodotti per capelli, però secondo me proprio a livello di formulazione non si riesce a creare un sapone, uno shampoo, in questo caso solido, abbastanza idratante come quello liquido. Trovo che ci sia una differenza di formulazione. Cosa voglio dire, detto ancora in maniera un pochino più diretta, che questo shampoo, per quanto possa essere nutriente, delicato sui capelli, per capelli fragili è comunque molto secco. Per me, che i capelli decolorati, sulle parti decolorate, io lo sento proprio che il capello è asciutto e ha necessità di un qualcosa di idratante. È anche vero che comunque dopo lo shampoo si può procedere con la maschera, però in questo caso stiamo valutando solamente lo shampoo. Sì, lava bene i capelli, assolutamente. Poi vi aggiornerò magari su Instagram, il motivo per il quale seguitemi su Instagram. Vi aggiornerò magari per quanto riguarda la durata dei capelli, nel senso quanto i capelli rimangono effettivamente puliti. Quindi trovo che sia un pochino secco, ma secondo me proprio in generale come tipologia, quella della saponetta, una formulazione, per quanto possa essere delicata, risulterà comunque diversa rispetto a quella di uno shampoo liquido, risulterà sempre più secca. Inoltre, la saponetta ora non ve la faccio vedere perché è molto appiccicosa, ce l'ho qua, ma infatti si è incollata al cartone, come potete vedere. È bella, appiccicosina. Anche questa cosa non so se effettivamente mi piace, nel senso che non saprei bene dove riporla affinché non prenda, come posso dire, polvere, eccetera. Quindi prodotto sì innovativo per quanto riguarda anche l'impatto ecologico di questo prodotto sull'ambiente, però non trovo che sia funzionale. E trovo che veramente, secondo me, poche persone potrebbero finire uno shampoo solido del genere e ricomprarlo, perché richiede un pochino più di attenzione. Attenzione che, e ve lo dico da persona che parla con i clienti in salone, che non hanno neanche il tempo, per esempio, di farsi una maschera, o non hanno voglia. Immaginate se hanno voglia di utilizzare uno shampoo solido del genere, che poi devono lasciare magari da una parte a non prendere acqua, a non far ristagnare l'acqua. Secondo me è una tipologia che non so quanto potrebbe essere utilizzata, poi magari assolutamente mi sbaglio. Il profumo di miele si sente subito a livello olfattivo, io lo sento provenire dalla saponetta, però poi i capelli non profumano di miele. Io infatti ho fatto anche così dopo lo shampoo per capire se mi lasciasse qualche profumo e purtroppo non rimane il profumo sui capelli e quindi non lo so. Vi dico la verità, non lascia chissà quale grande profumo ai capelli. Non capisco come mai, forse vi ripeto, proprio per il fatto che sta all'interno di una saponetta. Anche perché io amo sentire l'odore dei capelli profumati. Per esempio, lo shampoo Air Food di Garnier, quello idratante all'aloe vera, sia lo shampoo che la maschera vi lasciano un odore che vi rimane fino al prossimo shampoo. È veramente un odore molto molto intenso che a me personalmente piace. Poi ci sono magari persone che odiano le fragranze. Per quanto riguarda il
costo, il costo si aggira intorno ai 5 euro a prezzo pieno e l'ho pagato 3 euro perché era in offerta da quel sapone. Trovo che il prezzo sia abbastanza contenuto, comunque è uno shampoo sempre di Garnier, quindi il prezzo non è neanche così eccessivamente alto. Per quanto riguarda la quantità di prodotto all'interno della confezione, anzi all'esterno della confezione, c'è scritto che equivale a due shampoo, quindi in teoria quasi 700 ml, possiamo, siamo lì, dovrebbe fare due shampoo in teoria normale. Io non appena avrò la possibilità cercherò di testarlo, ma vi ripeto è un pochino scomodo, anche perché io in doccia non ho nessun appiglio, cioè nel senso io per esempio gli shampoo eccetera li lascio per esempio fuori dalla doccia proprio perché non ho nessun appiglio, non so dove mettere le cose, non ho niente attorno, quindi dovrei per esempio uscire dalla doccia, prendere la saponetta che magari nel porta saponetta, lavarmi i capelli, poi riuscire dalla doccia, ripoggiarla, mentre invece solitamente lo shampoo liquido ce l'ho proprio nel bordo davanti, e anche se lo poggio in terra tanto comunque la confezione in plastica protegge il contenuto. Sono cose che magari per una persona normale potrebbero essere anche delle cose un po' banali, però io ci tengo comunque a dirle perché magari sono cose sulle quali non avete riflettuto, e io vi parlo della mia esperienza personale, prima da consumatore e dopo da parrucchiere. Purtroppo non mi ha convinto al 100%, lo sapete, io ci tengo tanto a dire quella che è la mia opinione e non ho paura di dirla. Purtroppo questo shampoo non mi è piaciuto, non è bocciato ma non è neanche promosso, diciamo che se lo dovessi trovare non lo ricomprerei, ecco, questo è quello che penso. E quindi niente raga, penso di avervi detto tutto, se magari ho dimenticato qualcosa ve lo scrivo nell'info box o ve lo scrivo nei commenti, e niente raga, io vi mando un grande bacio e ci vediamo col video di sabato, ciao!